andiamo, ne ce ne da Sara a mangiare? Sì, mamma, sono contenta, contentissima, guardate, guardate la mia cura. Dove vai? Aspetta, al passo. Buongiorno, buon pranzo. Se io sbaglio sempre i tempi, dei luoghi, dei modi. Non ci sarà un giorno che dico buongiorno ed è veramente giorno, tipo non è primo pomeriggio, ora di pranzo, di cena. Ma se sbaglio in continuazione. No. Dai. Buongiorno. Aspetta che sto facendo 3000 cose. Buongiorno. Vedo che la macchinetta già vedo, vedete, cioè voi dovete notare. Ha preso la manualità, no, la gestualità. Aspetta, il braccio, vedete il braccio, si vede? Privo vedete di com'è? Muscoli. Vedi com'è più leggero, come sono più la mia postura è più rilassata, tranquilla, cioè vedi, oh, ora sì. Ora rompiamo anche questo. Infatti me l'hanno scritto anche su Facebook, in casa di persone, ma ora rompi pure questa. Mi fate tutti quanti, come si dice, quelle, mi sgridate tutti. Cioè avete ragione. No, comunque è veramente, cioè vabbè, posso dire, è semplice da usare, è carina, poi è più piccola delle altre, è proprio piccolina, leggerissima. E avevo messo, scusate, stavo strozzando e perdendo la vita parlando, ma niente di che. E l'avevo messa, avevo messo le foto dello spacchettamento su Instagram, anche su Facebook veramente. Ora andiamo a casa della tua mami e niente, mangiamo e poi... Oggi Anush per la prima volta mangerà, cioè per la prima volta, mangerà con noi a casa appunto di sua madre. Perché di solito noi la facciamo mangiare, cioè viene con noi, però poi torniamo a casa e mangia a casa nostra. Perché quando vede gente lei si eccita e non mangia più niente. Questa volta mangerà con noi, perché dopo la riporteremo a casa, la lasceremo a casa e andremo a fare una maxi mega spesa, perché stiamo andando avanti a mangiare, non lo so, erba di campo, rubando dai giardini dei vicini da una settimana. Che, ma che sei tu che in pratica sei, come si dice, viziosa, sei selezionatrice, no? Eh no, vabbè, cioè, voglio mangiare ti piace, bene. Quello non ti piace, quello non ti ma piace. Ma perché mi devo adattare? Perché per la pigrizia, dico, perché mi dovrei adattare per pigrizia? Dobbiamo andare a fare la spesa. Va, già al mare, comunque quando sei al mare ti adatti, perché non è che c'hai il negozio di alimentari sotto casa e dici oggi ti adatti. Però porca miseria. Parliamone. Laziale che festeggia già la Roma. Ecco, infatti, non vorrei dire, cioè sono passate 2 settimane e ancora festeggiamo il compleanno. Che non abbiamo festeggiato proprio, proprio a dovere. Esattamente, quindi il 2 c'è, però loro giustamente, perché pensavano ne facessi 26, quindi mi hanno dato anche un anno di meno, in realtà sono 27, quindi hanno tolto il 6, hanno messo il 2 e 7 candeline giallo rosse. Questa cosa non va bene. Adesso è con voi. No, no, è bellissimo. Tappeto. Tira fuori. È un portabiscotti, un porta. Questo è proprio bello da esposizione, è bellissimo. Cioè, ti somiglia sì, quando gioca la Roma. Quando, bravo! Questo ci doveva aprire lui vicino stasera. E poi devi aprire, stava qualcosa. Eh sì, ho visto che c'era qualcos'altro. Ah, c'è ancora un altro. C'è uno dentro l'altro, sono mio matrimonio. E quello è portaspezie. No, ma è bellissimo. Bello. Ok, siamo appena usciti da casa. Scusate se parlo così, ma è proprio la biocco post mangiata assurda e non ce la faccio più a festeggiare il mio compleanno, basta, cioè basta festeggiare, vi prego. Il giorno del mio compleanno andai sia da lei, da loro, dai miei suoceri la sera, poi andammo da mia madre, poi adesso di nuovo è tornata mia cognata dalle vacanze, lì non c'era, quindi capito, ho voluto rifesteggiare di nuovo perché lei non c'era, che poi tra l'altro si chiama Rosa, quindi era anche il suo onomastico il 23, oltre che il mio compleanno. Aspettate che devo ancora andare da mia nonna, il che potrebbe essere davvero grave, non ce la faccio più, tra poco faccio 45 anni e si festeggiano ancora i 27, credete? E ora andiamo a fare la spesa, cioè lo so, con la mai più comunque, gliel'ho detto a Pasquale, adesso Pasquale è andato a portare Anusce su, perché abbiamo detto stavolta non facciamo che torniamo su, poi dobbiamo riscendere alle 6, adesso andare con la biocco, cioè dopo pranzo, poi non dopo, sono le 4:30, finito da... un'oretta e mezza, però cioè in piena digestione. Mia suocera mi ha scritto, ha fatto un pensierino, sempre una bustina, capite? Dice vai a comprarti quello che vuoi.
e mi scrive sempre delle lettere bellissime, dei bigliettini bellissimi. Questa volta si è superata, mi ha fatto commuovere. Io non mi commuovo facilmente, però mi ha scritto delle cose bellissime. Ve lo vorrei leggere, però è troppo personale. È troppo personale, riguarda un momento particolare, quindi davvero, però ha colpito e affondato. Colpito e affondato. C'è un cane lì. Aspetta, guarda il carrello. C'è il collarino, quindi sarà di qualcuno. Ehi! Ehi! Ma questo è un misto con un pastore tedesco. Ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao! Qualche melanzana, peperoni, anche i peperoni di pieno. Secondo me sono esempio di questi prezzi shop. Vogliamo provare le orecchiette integrali fresche? Sì. Che non le abbiamo mai provate. Quali? Questi sono i carciofi, io odio i carciofi. Poi. I peperoni sott'olio non te li mangi? Senti, non mi piacciono come quelle che fa mia madre. Vabbè, ma quelli sono conserve fatte in casa, grazie al cavolo. La marmellata ce l'abbiamo, l'ho presa già in pesca. E lui c'è di questa. Ma questi sono quelli del supermercato. Sì, Anush mangia fin troppo bene, con la viziata. Ok, abbiamo finito. Oh, finalmente. Quel cagnone stava ancora fuori ad aspettarci. Oggi era buona, voleva anche le coccoline. Dai. Ok. Però aveva il collarino, quindi sicuramente era di qualcuno che comunque se ne prendeva cura. Ora torniamo da Anishinu. E niente, oggi giornata altamente. I Dream Theater! Ci sono, ragazzi, i Dream Theater. Non qui, purtroppo. Dove? In provincia, ad Andria, se non sbaglio. Provincia di Bari. Bat. La provincia è Bat. Giusto? Sì. Bari, Andria, Taranto. No, così. Bari, Andria. Cioè. Bari, Andria. Trani. Taranto sta giù a Lecce. Vabbè, geografia e io siamo fidanzate segretamente. Non è Bari, poi è Barletta. È bravo, perché Bari è già capoluogo. Ma oddio. Sparatemi ora. La geografia di Nadia, guardate, una cosa, la geografia... Però adesso da quando viaggiamo di più riesco a... No, veramente, sono io che voglio farla viaggiare, almeno impara... Ah, per quello, spendere i soldi per imparare la geografia, sì. Beh, visto che non basterebbe un libro. Non l'ho imparata da piccola, quindi... Ah, no... Ma anche la matematica, ragazzi. Sì, molto più la matematica che la geografia. Come diceva una canzone di Antonello Venditti, la matematica non sarà mai il tuo mestiere. Infatti, e aveva ragione. Non penso, sei molto brava nelle lingue straniere. Sì, non esercitandole faccio i miei strafalcioni e non ho la pronuncia, però invidio chi vive in un paese straniero, chi ha la possibilità di parlare sempre o di esercitare sempre la lingua, perché è quello che fa la differenza, non è lo studio sul libro. Se poi non lo eserciti serve a poco, però... Infatti io avrei sempre voluto fare lingue, non il classico, però alla fine ho fatto il classico. Adesso mettiamo a posto la stragrande spesa, questa è la parte più bella, no? Che dice? Devo andare assolutamente a vedere la partita della Juve. Ah, così, perché è la prima di campionato, perché oggi perché inizia la prima. Da 25 euro. Possiamo perché? Abbassare il volume o vogliamo fare... Poi c'è la... Fiorentina che gioca con un'altra squadra e cioè Roma-Fiorentina, quindi prima di campionato. Noi abbiamo fatto le nostre scommessucce, quella là della la Premier League, quella inglese già l'abbiamo sbagliata perché lo United è andato a perdere, no, di nuovo, e l'ha pareggiato, squadra 0-0, non ha vinto ancora in 3 giornate, la prossima per forza deve vincere, forza. E chi è arrivato che mi vuole salutare? Cioè, vieni più qua, abbiamo poco spazio, che sanno le buste, vieni qua, scusami. Dove sta? Sì. Oh, vieni qua, mettiti giù. Quel cane faceva così proprio. Vedi, il rumore. Posso sentire. E non ti sei neanche lavata le mani. Non hai neanche nascosto le prove. E ora grattami. Tu sei già spogliato, beato te. Io sto ancora con gli occhiali. Con gli occhiali in testa, fa caldissimo. Adesso accendiamo di nuovo il condizionato. Non ce la faccio più a tenere il condizionato, ti giuro. È venuta... Basta, però fa troppo.
troppo, troppo. Voi dovreste sentire il caldo umido, tipo cappa, appiccico. Secondo me sono in questa città. È assurdo, credimi, è assurdo. Non ce la faccio più, sono oddio i piatti. Un bel caffettino. Non è ancora troppo tardi per il caffè, non è mai troppo tardi per il caffè. No, oggi a pranzo non l'ho preso perché avevamo portato una bottiglia praticamente di mirto di Sardegna, il liquore digestivo, ottimo tra l'altro. Però voi sapete le mie avventure con il mirto, qua ho inzuppato tutto, solo io quando faccio il caffè faccio un disastro. Comunque, l'avevamo portato, insomma l'avevamo regalato ai nostri suoceri. E oggi l'abbiamo bevuto, mi hanno dato un goccio ciascuno, io l'ho bevuto con le dovute precauzioni, non tipo sciottino, ma lentamente, insomma è buonissimo, non mi ha dato problemi, però ho preferito non mischiarlo al caffè, perché sennò davvero sarei potuto esplodere. Bello questo, io adoro questi video outfit della settimana. Lei è una ragazza che seguo, una delle giovani, uno dei giovani canali, di tantissimi giovani canali che seguo. Bello anche questo, tutto svolazzante, lilla. With love, Giulia. Giulia, vabbè, in realtà è Giulia. Oddio, io amo questo outfit, bellissimo, con la skater, t-shirt dentro. Comunque è una ragazza che fa dei bellissimi video, ha un'ottima qualità anche di video e parla di tante cosine diverse, insomma sempre nell'ambito moda, beauty. Lui, lo youtuber più famoso di YouTube, lo svedese che fa videogiochi eccetera, che c'ha una roba tipo 30 milioni di iscritti, non scherzo, 30 milioni di iscritti. E praticamente ha tolto la possibilità di commentare, si dice perché c'era troppo, praticamente troppo spam nel... posso dire, facevano troppo spam nei commenti, però cioè sinceramente parliamone, io capisco che può dare molto fastidio la questione spam nei commenti, però che senso ha, cioè, fare i video, cioè, boh, che senso ha, non lo so, vabbè, il senso è solo il tuo che guadagni, ma cioè togli la possibilità. Comunque io capisco che ormai cioè centinaia di migliaia di commenti, io sto con le cuffie non so perché, centinaia di migliaia di commenti non li riesci a leggere neanche tutti, va bene, ci sto, però so, aprire il video, vedere solo te, magari, ecco, io quando vedo un video di una persona, chiunque, poi dopo averlo visto, pure mentre lo vedo, vado giù nei commenti, leggo i commenti, mi confronto eccetera, così non c'è proprio più gusto, cioè boh, non lo so, voi che ne pensate? Eccola in tutta la sua voracità, sembra tutto un batuffolo di lana, è vero? Apri gli occhi, fatti vedere che si vede solo il nasino e quella bocca masticona. Vergognati. Tu rombi sempre i coglioni a fasi alterne, mamma. Rombi sempre le palle. Ogni tanto ti vedo con questa cosa nera e io per protesta... Che sarebbe la fotocamera? E io per protesta non apro gli occhi, mangio. Così quella bocca... Ciao Pepito, molto più signorile Pasquale con la cioè con la televisione a palla, manco mio nonno a 90 anni, perché sta iniziando la partita, quindi adesso è sacro questo momento, nessuno deve rompergli le palle. Questi sono le orecchiette lunghe 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 lunghe, bellissime. E anche a te ti calcolo, sì, non fare la gelosa che ti calcolo sempre. Anche a te lo sa che non faccio preferenze, a parte la grassura, però non glielo diciamo. La Roma ha vinto. Ora lo sai che ci dobbiamo vestire, perché sennò usciamo di nuovo alle 4 di mattina? È vero. Che sono già le 11? È vero. 2 minuti fa stavamo pensando che praticamente dobbiamo iniziare a organizzarci. Ah, grazie. Ho fatto la forma del braccio così. Sì. Stavo pensando che dobbiamo iniziare ad organizzarci, perché quando andremo ad Amsterdam a dicembre, Anush, qui stiamo già con la dovremo lasciare per la prima volta in 2 anni, a dicembre saranno, sì, 2 anni e mezzo. Ma è un trauma. Stiamo un po', sì, perché cioè, a me mi si spezza il cuore. Abbiamo già trovato una pensione,
che si chiama La Casa di Arturo. È un bel posto con un prato, due prati, ci vanno tantissimi, molte persone portano il cane, hanno delle bellissime anche, diciamo, cucce, all'inverno anche con le lampade riscaldate, cioè tutto a posto, veramente belli, lei brava, sta sempre con i cani. Dato che però Anush è sempre stata in casa, cioè vedete, lui lo vede un pastore tedesco, anche se abbiamo fuori, lei comunque è sempre cresciuta dentro, cioè sta dorme dentro. Allora stavo pensando, chissà se qualcuno di voi che mi segue da Foggia o dalla provincia anche conosce qualcuno che magari è disposto a tenerlo con lei, ovviamente facendola con uno, perché noi ad esempio quando dietro pagamento con... ovviamente è minimo, penso di comunque sì, pagando eccetera eccetera, non ci sono assolutamente problemi di soldi per questo, su questo ovviamente dovevamo, cioè noi dovremmo anche portandola nella pensione, comunque la faremo abituare, cioè noi iniziamo da adesso per iniziare proprio un percorso, lasciarla prima un'oretta, poi due orette, poi una giornata intera, poi una volta anche se saremo a casa la lasceremo tipo una notte, due notti, per forza, cioè proprio per farla abituare, perché io devo vedere come risponde, cioè non è che la possiamo lasciare che ne so, 5 giorni così, dall'oggi al domani, ciao, cioè io non mi godrei la vacanza, no, sarebbe infatti, col pensiero. Alcune mie perplessità per quanto riguarda il viaggio erano dovute pure a questo fatto qua. Poi noi in Italia la portiamo sempre con noi, ma io farle fare ore di aereo, poi lei dovrebbe stare nel bagagliaio dell'aereo, chiusa in una gabbia ovviamente, sedata, perché dovrebbe essere sedata con degli appositi appunto sedativi per stare calma, tipo dormire, rimbambino, non esiste proprio. Ma ti immagini, cioè, non lo so, inventassero, che ne so, un aereo per i cani, però i cani non quelli piccoli, solo anche i bestioloni come Nicianì. Perché mia socia, sua madre, non se lo può, è un cane grande, ci vuole veramente pazienza, costanza e... Anche se è un cane buono, però comunque ci vuole una persona che ha già avuto a che fare con un cane. Cioè i miei, se sentono piangere Anush piangono anche loro. Bravo, perché Anush è una buffona, Anush per farti dare attenzione, e poi non è che sta piangendo realmente, lo fa perché sa che così ha l'attenzione. Allora se non hai il posto fermo di dire di non cagarla, oppure di dire basta, smettila, perché non c'è niente di cui piangere, lo fa. E quindi tipo una volta siamo andati al matrimonio, ti ricordi? Siamo stati fuori mezza giornata, cioè mezza giornata ora, 4-5 ore, ed è rimasta a casa con loro, ovviamente loro, ma è normale che piange, è normale. L'abbiamo trovata la pensione. No, qualcuno che magari la tenga in casa. Ora, madonna, dovrei vestire, con quale pazienza? No, hanno praticamente in piazzetta, una piccola piazza della nostra città. Una piccola piazza. Beh, sì, una piccola piazza, non è quella grande, non sono quelle grandi. E fanno praticamente una specie di notte bianca con tutti gli artisti di strada. Uh-huh. E là ci vanno anche, dei nostri amici. Uh-huh. Potremmo pure andare. Ci prendiamo una birra là direttamente. E andiamo. Oggi è l'ultimo weekend d'agosto. Sì, 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 sì. Domani è 31. Lunedì è il 1° settembre. Calcola che noi il primo weekend d'agosto stavamo al mare. Non dire così. L'ho detto apposta. Cioè non dire ciò. Domani vloghiamo di nuovo? Non lo so se accettano i nostri vlog ancora. Comunque. In che senso non so se accettano i nostri vlog? Dico se comunque non sono pallosi. Oggi è stato veramente un vlog, lo dico. Sì, forse un po' sottotono. Però perché, cioè, siamo andati a mangiare, siamo tornati, ho fatto la specie, le cose proprio quotidiane. Cioè, abbiamo fatto vedere in pratica una giornata normale. Più normale di così non si può, credimi. E... forse dovevamo farlo ieri. Però molti mi dicono che a molti piace proprio la questione di relax. Fatemi sapere, cioè, nel senso, basta, dico sempre, ultimamente mi sto solo chiedendo, fatemi sapere. No, perché voglio capire bene cosa vi piace, voglio fare comunque delle cose che piacciono a me, che però insomma piacciono anche a voi, quindi è ovvio. Fateci cioè, sapere, stare a fare i video su YouTube. Fateci sapere anche perché in realtà seguite Nadia. Cioè. Cosa vorresti dire? Cioè, tu cosa vorresti insinuare? Volevo chiedere se avevano in pratica qualche rimedio per il torcicollo. Abbiamo già parlato. Il condizionatore mi sta uccidendo, ragazze. Sto morendo, piano piano. Un giorno sta mi spegnerò. Spegnendo. Esatto. No, non lasciarmi vedovo. No, proprio, ma anche schiena, cioè proprio da freddo.
Un nervo nella cervicale? No, nella cervicale, è proprio del collo, oh. È qui alla base del cranio proprio, che mi porta, quando si infiamma. Cioè, ragazzi, una volta su un giorno, su ma due? Sta facendo veramente brutto in questi giorni, mi immobilizza a metà testa, non scherzo, cioè, per esempio, siccome è qui a destra, lo sento proprio se lo tocco, praticamente mi fa male la testa soltanto una parte, cioè soltanto la parte destra, cioè la parte sinistra, la parte mi fa malissimo, ma fa proprio male, e poi mi si infiamma proprio anche le gengive dalla parte destra, proprio fa partire un'infiammazione sul lato destro fino alla base del collo. Ragazzi, una cosa che non si può... Io se continuo così mi sa che devo andare veramente farmi una visita e poi vediamo se è una questione di solo di infiammazione o di postura, se, non lo so, perché tutto può essere. Poi più il condizionatore, che però ragazzi non posso farne a meno, cioè si muore di caldo, veramente credetemi. Io spero che davvero lunedì dicono che viene il brutto tempo, lo spero con tutto il cuore, non ce la faccio più. Oh, e sono stanca e nervosa anche per questo, vi dico la verità, sono un po' sottotono proprio per questo. Scusate, dovevo sfogare. Bene. Ragazzi, abbandoniamo questi discorsi. Ci vedremo con degli amici, quindi non mi porto la compatta così. Anche se la vorrei far vedere. Oh. E dire che è anche tua. Ah, grazie. Ok, perché me l'hai regalata, perché sennò lo sai che l'avrei detto, è mia. Ah, certo. Ti mando un bacio. Ci vediamo domani, speriamo un po' più attivi, che dici? Ciao! Il suo saluto col bacio. Ma perché saluti col bacio? Che ne so.